Una panchina rossa a Portola dedicata alle donne, ma che vuole essere anche uno stimolo a reagire, a denunciare, a comporre quel numero importante 1522 per farsi aiutare. Oggi anche noi vogliamo onorare la memoria di tutte le donne vittime di violenza da parte di uomini che non sanno veramente cosa vuol dire amare e usano la forza per mascherare le proprie mancanze di debolezza. La nostra panchina rossa viene dedicata a tutte queste donne, ma soprattutto vuole essere un incentivo a reagire e non a subire le violenze, a farsi aiutare. Ad alzare il telefono e comporre il numero 1522 che troverete persone che sono lì per ascoltarvi e ad aiutarvi e a uscire da una situazione molto pericolosa. Questo numero penso che sia quello che tutte le donne dovrebbero fare. Questo progetto e che ci ospita questa mattina. Un saluto alle autorità civili, militari e religiose presenti e che hanno voluto condividere questo. A volte ci viene il dubbio, parlarne servirà per combatterla o per pubblicizzarla? Diciamo che la violenza deve essere in ogni caso combattuta anche con la testimonianza di tutti noi che non ci nascondiamo, anzi. Il nostro fondatore, l'idea di Croce Rossa, l'intraprendenza di queste donne rappresenta ancora oggi un modello di forza e coraggio per i volontari di tutta la nostra associazione. È un tema che è stato citato leggermente, ma è un tema che coglie e che deve essere fatto nostro, perché è su questo sentimento che cioè deve essere un lavoro comune, un lavoro di accoglienza, è un lavoro che poi deve trasformarsi in azione. Fanno ogni giorno la loro piccola parte, piano piano si potrà pensare di superare questo problema e di non dover più, ahimè, inaugurare panchine. Rimanendo vigilanti per affrontare il momento della prova. Amen. Siamo al termine della nostra.